vi dicevo, questa chi è che non se la ricorda, mo due parole diciamo su Tarpea. Tarpea era questa ragazza che era figlia del comandante della guarnigione qua che stava al Colle Capitolino, e quando sono arrivati i Sabini guidati da Tito Tazio, gli dissero: se tu mi fai entrare, io sì, però mi dovete dare tanto oro quanto pesano i vostri scudi. Sì, io te li do, te li do. Ma la porta è aperta, già. E l'hanno sepolta con tutti gli scudi, i nuovi scudi, così. Oh, però qui poi c'erano le oche che hanno stannazzato, diceva la leggenda, quindi, e hanno vinto i romani. Però questa qui serviva anche come, dopo questo fatto, tutti coloro che erano contro lo Stato, che facevano delle cose anche contro il popolo, o che rubavano, li chiamavano e li buttavano. Invece di metterli carcerati, che sono pure mantenerli, facevano prima, li chiamavano e li buttavano su. Senza Da qua. Ma tu sei bravo, no? No, non ti preoccupare. Mi resta lupo Tarpea, no, ma tu sei bravo, sei buono, sei bello. Sei bello, poi il campello. Sei dei cori. Che salto, Oh, lì invece davanti sembra il Colosseo, ma non è il Colosseo, quello è il Teatro Marcello. Vedete sopra, ci sono due piani costruiti, più c'è di tutto il case. sottotetto, quelli si stanno lì da sempre, è la famiglia Orsini. Con l'orsa, sono quelli che avevano, poveracci, il castello a Bracciano, poi sposati con gli Odescalchi, infatti si chiamano Orsino Odescalchi il castello di Bracciano, che poi non so quando, ma mi ci porta a vedere. Lì in fondo abbiamo, la sinagoga. no, no, lì in fondo agli alberi, e Ah, lassù, Montemario. quello è il Gianicolo. Gianicolo. E c'è sta Garibaldi. Dove sta? Ah, E non là. si vede qua. Vedete dove mi vede molto male. Poi c'è un gruppo che è Quello invece. Quello lì è Gianicolo. Il Gianicolo, per esempio, adesso è popolato. È sempre stato deserto perché non aveva l'acqua. Perché per portare l'acqua a Gianicolo bisognava attraversare il Tevere, come facevi? Allora, che si inventò Papa Farnese? Che si inventò? Infatti Fontanone la mostra dell'acqua Paola. Perché Paola? Perché lui si chiamava Papa Paolo, Paolo III Farnese. Prese l'acqua da Bracciano e la portò da Bracciana. da Barciano, c'è tutto anche lì un acquedotto, ancora adesso, c'è e l'acquedotto. quindi Gianicolo si è popolato immediatamente, che hanno fatto subito le ville. È come venire da Bracciano e non attraversare il Tevere. E come faceva? Perché questa è in salita, come faceva? Invece da Bracciano. Non aveva la pendenza, capito? Perché quello è più alto del Tevere, no? Certo. Quindi come fai a portare l'acqua lassù? Non c'era la possibilità, non c'erano le pompe perché oggi. Quindi lui ha pensato bene, fare tutto un lavoro, quindi lui si chiamava Papa Farnese, era Paolo III, e infatti c'è il fontanone che è la mostra dell'acqua Paola, che è molto bello, scenografico, siamo stati più tante volte. Un mese fa.